notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Prima visita da inizio conflitto del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a Kiev. Fino ad oggi l'Alleanza Atlantica ha fornito al paese aiuti militari per 65 miliardi di euro, addestrando decine di migliaia di soldati ucraini. Le parole di Stoltenberg in conferenza stampa dopo l'incontro con Zelensky. NATO stands with Ukraine. Fatemi essere chiaro, il posto legittimo dell'Ucraina è nella famiglia euroatlantica. Il posto legittimo dell'Ucraina è nella NATO. E col tempo il nostro supporto vi aiuterà a renderlo possibile. La NATO è con voi, oggi, domani e per tutto il tempo necessario. Dal canto suo, Zelensky, che vede questa visita come un segno della disponibilità dell'alleanza ad aprire un nuovo capitolo nelle relazioni con l'Ucraina, sottolinea come solo la vittoria dell'Ucraina salverà altri stati e popoli dalle stesse terribili distruzioni, perdite e morti che la Russia ha portato. Un'ipotesi, quella di un futuro ingresso di Kiev nella NATO, non accettabile per Mosca, come sottolinea il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Un loro ingresso certamente rappresenterebbe un pericolo serio e significativo per il nostro paese, per la sicurezza della Russia. Da Bratislava, dove in visita ufficiale, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al termine del bilaterale con la presidente Susana Caputova, è tornato a parlare della guerra, confermando che il sostegno all'Ucraina durerà finché necessario e finché richiesto. L'esasperazione al nazionalismo è un virus insidioso che con l'illusione di sovranità in realtà azzera la capacità di risposta e di governo dei problemi, che richiedono invece un concorde impegno solidale di carattere solo nazionale. L'improvviso ed enorme bagliore nella notte scorsa sopra i cieli di Kiev era dovuto all'ingresso nell'atmosfera di un meteorite. Ad affermarlo funzionari ucraini che hanno rivisto i filmati del lampo notturno, in un primo momento addebitato all'impatto con l'atmosfera di un satellite. Kiev esclude che si possa trattare di un attacco russo. La visita di Putin nel Kherson e in Luhansk, una messa in scena, è quanto sostiene il consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Oleksiy Danilov, secondo il quale a visitare i territori sotto controllo russo sarebbe stato un sosia del presidente. Un tribunale russo ha multato Wikipedia per non aver rimosso un articolo sulla guerra in Ucraina, come richiesto dal Cremlino. Lo riporta l'agenzia di stampa TASS, spiegando che il proprietario della Wikimedia Foundation dovrà pagare una multa di 1,5 milioni di rubli. Si tratta dell'ultima di una serie di sanzioni emesse nei confronti dell'enciclopedia online dalle autorità russe, che però hanno detto che non hanno ancora intenzione di bloccare il servizio. Per ora è tutto, aggiornamenti ultima ora sul sito adnkronos.com.